Buongiorno. Un piccolo foro si è aperto in una diga che l'uomo ha creato, ha costruito, ha eretto, ha fortificato, un'opera di alta ingegneria politica, ora vi spiegherò il politico, circa 20 anni. Questo piccolo foro sotto la pressione dell'acqua è diventata una crepa. E questa crepa sta sgretolando, allargandosi piano piano, la diga, l'immensità di questa diga, che era a difesa, a tutela di interessi personali, di difesa di pochi a detrimento di tanti. Il ventennio, durante il giorno dopo alla riunione del Gran Consiglio, Mussolini fu arrestato. E alcuni giorni dopo ci fu lo sgretolamento, questa volta non della diga, ma del partito fascista. E rimasero nelle rovine. Stiamo assistendo a un caso analogo, una similitudine, per dire che si sta sgretolando il partito della libertà, che io ho sempre chiamato il partito dei ladri. Questa casta al di sopra della legge, il super legem, credano loro, dovrà cedere, dovrà rispondere del mal tolto, del mal detto e di tutto il resto. Mi viene da ridere quando, avendo monopolizzato in maniera indegna, segno di paura, perché solo chi ha paura muove e opera certe situazioni, attua certi meschini marchingegni. Dicevo, si è successo che a Milano si va al ballottaggio. In prima sessione la signora Moratti, la perbenina, ha avuto una batosta indescrivibile, uno tsunami, ma la responsabile non era solo lei, la responsabile sono stati coloro i quali hanno gestito la sua campagna elettorale, hanno messo in bocca a questa signorina perbenina delle frasi, degli atteggiamenti, delle parole sconvenienti, inadatti tra l'altro alla sua persona, e questo ha provocato lo tsunami. Ora, in modo vergognoso, tirano fuori delle barzellette, tipo quello per riacquistare l'elettorato milanese, tipo quello che il Comune di Milano abolirà le contravvenzioni, le multe. No, signori, è l'ennesima bugia. Non è possibile, il Comune di Milano non può, non ha l'autorità per annullare delle multe. È ben altra cosa, c'è il prefetto al di sopra del Comune di Milano per certe situazioni, lo sanno perfettamente loro, ma intanto lo dicono. Poi, insomma, una volta che sono passate le elezioni, vedremo, come tutte le altre cose, cosa succederà. L'ennesima bugia vergognosa, con una iattanza da parte di una casta politica che è terrorizzata perché capisce che al di fuori di questo punto di riferimento, di questo faro, non ci sarà altra possibilità per loro. Non dico che andranno, come si dice in Toscana, a far cartoni, ma indubbiamente si leveranno dalle scatole auto blu, e free benefit, e regalie, e prepotenze. La dovranno far finita. Arrivederci.